di altre scuole, da psicologi e da ispettori ministeriali per garantire l'imparzialità. Inoltre vorrei dire che sui criteri con cui verranno valutati i docenti vorremmo assolutamente evitare che fossero legati agli esiti degli standardizzati nozionistici e dannosi test invalsi. Per questo noi riscriviamo i criteri sulla base dei quali andrebbe effettuata la valutazione: disponibilità alla formazione e all'aggiornamento continui, capacità di propiziare relazioni educative significative, gestione corretta del processo di apprendimento e capacità di instaurare processi cooperativi e collaborativi. Vi chiederei di votare a favore questo emendamento. Grazie. La ringrazio. Allora, se non ci sono altri interventi, non mi pare. Allora, però mi dicono che non è chiaro se il 13.26 del deputato Vacca è stato ritirato o meno. Non è stato ritirato. E allora dobbiamo fare il Vacca, perché a me me lo davano ritirato. Quindi dobbiamo fare il 13.26 Vacca. Pareri sono: invito a ritiro, parere contrario, il governo è conforme, favorevole delle due relatrici 5 Stelle, contrario il relatore della Lega. Siamo al 13.26 Vacca. Nessuno intende intervenire? Dichiaro aperta la votazione. Lainati, Burtone, Palma, Fanucci. Allora, hanno votato tutti? Sì, è chiusa la votazione. Favorevoli 89, contrari 324, la Camera respinge. Quindi adesso siamo al 13.30, Chimienti. Quindi l'intervento c'era già stato. Dichiaro aperta la votazione.